Joker di Todd Phillips meritava davvero di vincere il Leone d'Oro alla Mostra d'Arte Cinematografica di Venezia 2019? Una domanda piuttosto attuale e che è circondata da un dibattito infuocato che probabilmente è destinato ad esplodere nei prossimi giorni quando il film arriverà nelle sale. Questa è una recensione spoiler free a riguardo e è la mia opinione, quindi discutiamone, dibattiamone accanitamente, appassionatamente, ma mi raccomando, vi prego, manteniamo dei toni umani. E quindi cominciamo e benvenuti o ben ritrovati sul canale di Gerundio Presente. Joker è il film maestoso, bellissimo, di cui si è tanto parlato sulla stampa, sulla critica cinematografica, osannato, il primo film di supereroe in grado di vincere una competizione così prestigiosa come il Festival di Venezia, per non dire praticamente il primo che partecipa a un concorso di questo tipo. Sì, Joker è un gran bel film, davvero un bel film, bella regia, bella colonna sonora, ottima interpretazione del protagonista Joaquin Phoenix, questo è difficilmente contestabile al film. A mio modo di vedere però, ancora più che bello, Joker è un film molto furbo, che a ben vedere non si prende poi così tanti rischi e anzi nicchia su alcuni aspetti e prende alcune decisioni che per me lo rendono un film molto calcolato e un po' poco spontaneo, ma procediamo con ordine. Di cosa parla Joker senza spoiler? Come probabilmente saprete, racconta la genesi o quantomeno come Arthur, un ragazzo spiantato con pochi soldi che vive con la madre in una catapecchia di questa Gotham che più New York di così non si può, diventerà Joker, il folle che regna sul caos di questa città sempre più nelle spire della violenza e della criminalità. Racconta non solo gli episodi traumatici che precedono, diciamo, questa trasformazione, la nascita del cattivo, ma anche pian piano a ritroso, con molti colpi di scena, tutto il contesto in cui nasce questo personaggio, che si chiama Arthur, sbarca il lunario facendo il clown per alcuni negozi, per mostrare le insegne sulla strada, e che è vittima sin dall'inizio del film, l'avete visto nel trailer, di angherie, pestaggi. Insomma, nella sua vita non c'è una grande felicità. E suona ironico, se non drammatico, il fatto che la madre lo abbia soprannominato Happy, perché di felicità nella vita di Arthur davvero non ce n'è, sin dall'inizio. Anche nel suo passato, poco a poco scopriremo, ce n'è stata pochissima, e anzi, via via che il film prosegue e svela il suo futuro e il suo passato, se possibile ci troviamo in una situazione ancora più drammatica e ancora disperante. Di fatto Joker è la storia, più che la storia, un ritratto di un'umanità disperata che è assolutamente conquistata da una solitudine assoluta, non perché non ci siano persone intorno ad Arthur, ma perché da una parte lui ha dei gravi, gravissimi problemi psicologici e nonostante all'inizio del film lo vediamo in cura grazie al sostegno sociale del comune che gli fornisce praticamente uno psicologo gratuito, questi problemi forse anche curati così sono sottovalutati, e dall'altra il contesto sociale che Arthur incontra, ovvero il rapporto quasi ossessivo con la madre con cui è costretto a vivere, madre che anche lei ha dei problemini, ha delle fissazioni, il rapporto con i colleghi di lavoro, gli altri clown che si rivelano comunque essere abbastanza meschini, figure tutt'altro che irreprensibili, e il rapporto con le persone che incontrerà sul suo cammino, ecco, Arthur riceve delle continue delusioni fino a diventare delusional, completamente folle. Non è che sia un film con una trama minimalista, però sembra concentrarsi in particolare sul suo protagonista, dando il ritratto appunto di questa solitudine estrema umana, di questo disagio psicologico che va a pari passo con il ritratto di questa Gotham newyorkesissima, chiaramente immersa in un'atmosfera anni 70, che ha un problema molto grave non solo di criminalità, di violenza, ma anche di rapporto tra classi sociali. C'è tutto quel discorso dello strato sociale più povero a cui viene drenato ogni tipo di aiuto e quindi
la distanza tra i ricchi e tra i poveri diventa ancora più larga. Allora, premessa doverosa, Joaquin Phoenix è bravo, è bravissimo. C'è però da dire che questa, come molte altre cose nel film, è un'interpretazione puro cinema americano degli anni 70, e qui secondo me sta un po' il punto. Mi spiego, se ne è parlato tanto di questa cosa, anche perché sin dal trailer non si può non pensare, se avete un po' presente il cinema di quel periodo, a una marea di film americani politici degli anni 70. Questo ritratto di questa solitudine folle non può, per esempio, non far venire in mente, almeno per me, Taxi Driver, ma c'è un po' tutto un decalogo del cinema di Scorsese di quegli anni, mettiamoci anche Toro Scatenato, I Guerrieri della Notte, tanto I Guerrieri della Notte, e non solo per la storia raccontata, ma anche per questa atmosfera. D'altronde ci ritroviamo in una sorta di anni 70, per il discorso politico che viene fatto, ma anche per le scelte di regia. Chiariamo, regia bellissima. Io mai avrei detto che il regista di Una notte da leone 1, 2, 3 e Patto col folle potesse tirare fuori un film di questo tipo, che ha una regia così estetizzante, sì, ma con delle finezze nei movimenti di camera, questa composizione delle immagini veramente bellissima, ma veramente ricercata e dettagliata per richiamare quell'epoca, sin dal font del titolo, dalla primissima scena all'ultima, per non parlare della colonna sonora che è stupenda, veramente, da applausi. Il punto è che un po' nell'interpretazione di Joaquin Phoenix, che è molto Actor Studios dell'epoca, è molto insistita, è molto totalizzante, e in più questa quasi gigioneggiare pornografico sul dolore di questo personaggio, contare una a una le sue vertebre quando si toglie la maglietta, stare facciamo 3 minuti in cui Joaquin Phoenix danza un po' come un folle, noi lo riprendiamo da vicinissimo per vedere le rughe degli occhi che vengono contorte mentre fa la risata, o le mani come si muovono mentre danza in un bagno pubblico dopo aver fatto un primo gesto di follia. Ecco, tutto questo, che è canone base del cinema impegnato politico di quell'epoca, visto così al giorno d'oggi, sì, è bello, però è un po' esasperato, esasperante. Ho capito che Joaquin è bravo, però che cavolo, anche meno sottolineatura, anche perché al di fuori della sua presenza nel film ci sono altri personaggi, ma sono del tutto accessori, soprattutto per quanto riguarda i personaggi femminili, che avevano anche degli spunti interessanti, sia la madre un po' ossessionata, sia la vicina di casa, però poi si risolvono in una nuvola di fumo, tant'è che il film, molto furbescamente, a un certo punto, furbamente, tira fuori un escamotage per cui da un certo punto in poi, nella seconda parte, è aperta interpretazione cosa sia vero e cosa no, un po' perché il personaggio principale, il protagonista, è folle, e anche per altri motivi, e in questo ricade molto di tutto quel materiale che proviene teoricamente dai fumetti, e poi spiego il teoricamente, che farà impazzire, fa anche dire, allora questo era vero, questo no, teoria complottista numero 275. Ecco, un altro punto che mi ha lasciato un po' così, a parte l'essere così derivativo da quel tipo di cinema e da quel tipo di interpretazione, che di fondo ti viene a dire sì, ma tu di nuovo cosa ci vuoi dire? È che qui si continua sulla strada di Christopher Nolan, ovvero la nolanizzazione del supereroe, di fatto il nobilitare il cinema supereroistico dei cinecomics, creando una sorta di cinema alto, politico, dalla forma raffinatissima, ma che sostanzialmente priva tutta la storia e tutto il protagonista di tutta la sua componente tipica dei fumetti. E qui, un po' come aveva fatto Nolan con Batman, di fatto si svuota Joker di tutto quello che gli ha messo dentro il fumetto, fino a diventare una figura realistica. Cioè, a questo punto lui potrebbe essere Arthur, uno che fa il pagliaccio di lavoro, e diventare questa figura criminale psicolabile che con Joker condivide sostanzialmente il nome e l'amore per l'accostamento colore verde-viola e poco altro. E certo è una scelta, però non mi fa troppo gioire questo punto di voler dire
per rendere il fumetto qualcosa di alto dobbiamo privarlo, ovviamente nel suo passaggio al cinema intendo, dobbiamo privarlo delle sue qualità intrinseche. Sarà perché magari la mia idea di cinecomics è nata quando ero molto piccola con i primi due film di Tim Burton, che a ben vedere, avevano anche dentro una certa critica. Pensate alla Gotham di Tim Burton, è comunque un luogo molto sinistro, ma non tradisce la fonte dei fumetti, e non voglio dire che debba essere sostanzialmente identica, Io intendo dire il modo di raccontare, cioè qui c'è un realismo tale che potrebbe essere un film degli anni 70 tipo Taxi Driver, e quindi, non so, è quasi uno spreco tirare in ballo un personaggio come Joker per fare un'operazione di questo tipo, almeno dal mio punto di vista. Qui c'è stato il momento in cui mi sono veramente un po' arrabbiata durante la conferenza stampa post produzione a Venezia, quando Todd Phillips ha una domanda che comparava questo film a V for Vendetta. Poi capirete perché, anche a livello di oggettistica, di immagini, sostanzialmente senza fare spoiler, per il fatto che il protagonista diventa suo malgrado, qui molto più suo malgrado che in V for Vendetta, una sorta di icona, un simbolo per un movimento che è immediatamente pronto a farlo suo per scatenare il caos e la violenza. Sembrerebbe un messaggio che dice, ah beh, però sì, rimanda oggi, no? L'esasperazione della differenza delle classi sociali e un certo attacco frontale della ricchezza, odio purissimo che sfocia in violenza arbitrariamente, no? Tu sei ricco e quindi è sbagliato, e un po' anche la lotta tra poveri. Se non fosse che appunto il giornalista chiede del paragone tra questi due film, Vi fu vendetta e Joker, che giro che ho fatto per arrivare a questo punto, e Todd Phillips dice, ah no, questo film non è politico, se tu lo guardi con la lente della politica allora è politico, però può essere tante cose. E allora lì no, mi sono girate, perché se tutti, cioè il cinema degli anni 70 a cui si riferisce questo film è una roba che più politica di così non si può, ma proprio politica da denuncia sociale. E il punto dell'operazione furba di Joker è proprio questo, perché si immerge fino al collo negli anni 70 senza mai uscirne. Così alla bisogna può dire sia una metafora della contemporaneità, però poi quando ha bisogno dell'essere distribuito nelle sale, dell'essere percepito come comunque un film di intrattenimento, può dire, ah no, ma non sono assolutamente politico e non devo schierarmi da nessuna parte. L'assunto perfetto di un film che si nasconde, un po' come il personaggio alla fine di questo film, dietro l'icona di Joker, lasciando che le persone la interpretino come più gli aggrada, anche senza guardare al Joker in sé. Insomma, se tu vuoi vedere come un film super politico, lo vedi super politico, se vuoi vedere come una roba che eleva il cinecomics all'alta arte del cinema, lo puoi vedere, se lo vuoi vedere come un film bello, ficata, da vedere con gli amici al cinema, lo puoi vedere, e così il film vince sotto tutti i fronti. Insomma, in soldoni, Joker è un gran bel film, se qualcuno urlerà al capolavoro io non sarò assolutamente stupita, né contraria, però se parliamo di Leone d'Oro, diciamo che io ero molto delusa, per non dire arrabbiata, all'annuncio a Venezia, perché non è che non fosse tra i migliori film in concorso, però è un film, lasciatemelo dire, un po' tanto paraculo, che si nasconde dietro una facciata di cinema fatto benissimo, quando poi dietro di fondo le idee non sono tantissime. Non è quel film autenticamente cinecomics la cui vittoria veramente ti lascia senza fiato e senza parole, non è un film autenticamente di genere, non è come se a Venezia avesse vinto un film horror, un film super mega di fantascienza, un film iper cinecomics, è un film autoriale che guarda con una certa nostalgia un certo tipo di cinema super tradizionale, super statunitense, e secondo me poi ne riparleremo anche come miglior film, voglio già dirlo adesso, sarà sicuramente candidato, ma temo sarà anche il vincitore, e l'unica cosa di cui sono certa è che da qui a qualche settimana se ne sarà parlato così tanto e rivoltandolo e appiccicandogli addosso tutta una serie di cose che in realtà all'interno non ci sono, che ne sarò
esasperata. Almeno di solito va così. Spero di sbagliarmi. E si conclude qui la mia recensione di Joker di Todd Phillips, Il Leone d'Oro di quest'anno. Spero che questa recensione vi sia stata utile o sia stata interessante, anche se non siete d'accordo. Viva Dio, il mondo è bello perché vario. Ci ritroviamo qui per parlare di altri film passati a Venezia, di altri tormentoni di questa stagione autunnale cinematografica, di altri film che probabilmente ritroveremo agli Oscar, ma anche di libri, anche se ultimamente un po' latitano. E quindi mi raccomando, se vi va, tornate a trovarmi qui e sul blog Leggendomi Presente. A presto e buona visione!